Ad Ecolife 2011 ci sono anche gli ordini professionali. Con l'ordine degli architetti iniziamo ad analizzare quella che è una casa passiva. Che caratteristiche ha una casa passiva, Presidente? Allora, innanzitutto io volevo dire due parole di ringraziamento appunto per Mauro Benedetti, che tutti gli anni ci ospita e ci dà modo appunto di renderci visibili. La casa passiva noi la identifichiamo come un'automobile. Noi quando compriamo un'automobile la stessa deve consumare poco e soprattutto garantire il massimo del rendimento. La casa passiva è una casa che, oltre a non consumare nulla in termini di costi come riscaldamento, addirittura produce dell'energia. Quindi il senso per quanto riguarda una casa nuova è quello di costruire una macchina, perché le case adesso sono diventate delle macchine. Una volta gli impianti incidevano sul 20-30%, adesso bisogna in un certo senso costruire una casa intorno ad un impianto o una macchina. Quindi questo è il senso della progettazione. La casa passiva è una casa che, oltre a non consumare, è in grado addirittura di produrre energia che poi viene venduta e viene rimessa nel sistema energetico stesso. Quindi la cura del progettista, e io come architetto, insomma, io consiglio sempre al cittadino di rivolgersi a un tecnico preparato che sia in grado di garantirgli un processo completo che ha in mano, è quello di realizzare una macchina che consumi il meno possibile e che garantisca all'utenza il massimo grado di benessere interno. Questo è il senso della casa passiva. Ecolife 2011, parliamo di materiali e lo facciamo con i tecnici del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati. Allora, quali sono i materiali che vengono utilizzati per risparmiare energia nella costruzione delle case di oggi? Abbiamo dei materiali naturali e abbiamo dei materiali che possiamo dire non naturali. Questi materiali hanno, a secondo delle esigenze di ristrutturazione della casa, se è una casa da riqualificare, possono essere utilizzati indifferentemente, perché io il materiale ecologico è quello che utilizzo se credo nella casa bio e la casa ecologica. Il materiale non ecologico però mi dà anche lo stesso un rapporto qualità-prezzo identico. Materiali diversi, naturali e materiali, possiamo definirli artificiali, ma quali vanno meglio per isolare più efficacemente una casa? C'è il sughero, che è quello in assoluto, diciamo che è il materiale più conosciuto. È chiaro che ha un determinato costo il sughero. E poi abbiamo la lana, poi ho dei materiali in fibra di legno, fibre di legno o canapa, che anche questi sono dei materiali per l'isolamento sia acustico che termico. Ecolife 2011 con i periti industriali, parliamo di normative, è un marasma, lei ha ragione, è un vero marasma, perché manca la cultura nel cittadino. Cosa significa? Significa che oggi, purtroppo, non avendo chi fa norma, chi emette norma, normalmente la emette pensando che la legge vada già bene fin da quel momento in cui l'ha emessa, ma normalmente non ha cultura al cittadino per far sapere al cittadino che la norma è effettivamente una situazione legislativa obbligatoria. Cosa succede? Succede che oggi molti cittadini, proprio nell'ambito energetico, si rivolgono normalmente all'installatore, che professionalmente è un installatore, ma non è deputato a fare la progettazione del suo impianto. Cosa ben diversa, perché la progettazione è sempre dovuta, e quindi sono deputati alla progettazione gli iscritti agli albi professionali. Nel nostro caso, per i periti industriali, ci sono gli ingegneri, parzialmente gli architetti e parzialmente i geometri. Dico questo parzialmente perché nel campo energetico sono due le categorie: ingegneri e periti nell'ambito energetico strutturale dell'impianto, mentre invece geometri e architetti nella struttura, quindi nell'involucro, che sono due cose diverse. Però ambedue le professionalità confluiscono sempre anche nell'energia, perché tutte e due le cose si collegano. Quindi il cittadino deve sapere che, se vuole fare un lavoro ben fatto e soprattutto normativamente corretto, deve prima fare il progetto, cioè farsi fare un progetto normato, dopodiché consegna il progetto all'installatore, il quale, a regola d'arte si dice, quindi vuol dire che deve seguire quello che è la progettazione fatta, esegue tutta la parte impiantistica, dopodiché l'installatore deve dare una conformità del progetto e il cittadino in quel momento lì è tranquillo. Quale può essere il problema? Che se si fanno degli errori oggi si pagheranno domani, soprattutto in termini energetici, perché sicuramente
i nostri metodi e le nostre nazioni non possono più permettersi il lusso di comprare ad esempio petrolio, che peraltro crea un danno enorme alla società perché crea debito. Allora noi dobbiamo obbligatoriamente fare un passo indietro e capire dove possiamo sfruttare la nostra energia. Allora la nostra energia la sfruttiamo riducendo tutte quelle parti di energia che noi consumiamo. La prima cosa da fare è quella. Poi la tecnologia darà ragione anche ad altre situazioni, ma in questo momento la cosa più importante è consumare meno. Quindi fare un progetto a posto, un progetto normato, un progetto che abbia un senso è effettivamente il primo passo che deve fare il cittadino. Bisogna acculturarlo. Ecolife 2011, continuiamo le nostre chiacchierate con gli ordini professionali, con gli ingegneri andiamo a parlare di normative. Un tema difficile, un campo molto complesso. Ma le normative, si sa, vengono fatte a livello statale, a livello regionale, a volte sono contraddittorie tra regione, tra quelle regionali e quelle statali, e non consentono di avere molte volte chiarezza su come si deve agire, su quello che si deve fare. È chiaro che una normativa, per essere a tutti gli effetti completa, deve essere sperimentata. Questo è un dato di fatto, e la sperimentazione non la possono che fare i professionisti competenti del settore. Sono proprio loro infatti che dovrebbero dare il loro apporto al Ministero e alla Regione Piemonte attraverso i loro assessorati per poter definire una norma certa e per poter definire, e qui mi spiace ma devo dirlo come nota polemica, per definire le competenze certe, perché oggi in qualsiasi campo subentrano corsi di specializzazioni fatti da chi che sia, che diventano a livello regionale, a livello statale, gli autentici professionisti del campo energetico in questo caso, senza però averne le basi per poter applicare e fare una critica alle normative. L'Ordine degli Ingegneri e la Federazione Interregionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta, sta proprio portando avanti questo discorso per fare chiarezza su ogni settore, non soltanto nel settore energetico ma anche nel settore strutturale e impiantistico. È un lavoro molto lungo perché è molto oneroso, perché ci si trova sempre di fronte a persone che sono rigide diciamo così dal punto di vista nella definizione della specializzazione delle competenze. Si tende sempre di essere più generale possibile, per cui non si arriva mai al risultato che si dovrebbe arrivare.